Insieme a calessi, carrozze e carrozzelle, alla fine del 1800, un mezzo pubblico molto adoperato per i trasporti urbani e suburbani è l'omnibus, parola latina che significa per tutti e da cui in seguito si trarrà la più moderna parola bus. L'omnibus è una sorta di carrozzone trainato da due o quattro cavalli che ben presto verrà messo su delle rotaie per facilitarne il traino e averne un percorso obbligato. Si afferma in questo modo il tram a cavalli, progenitore del moderno tram. In tutto il mondo civile ha un utilizzo grande e diffuso, fino a quando, accanto a quello trainato da animali, ne comparirà uno trainato da una vaporiera. È il tram a vapore, che entra immediatamente in competizione con quello a cavalli. E sono proprio i tram a vapore, i mezzi con i quali nasceranno le future tranvie provinciali di Napoli. L'attuale CTP, Compagnia Trasporti Pubblici, nasce nel 1881 ad opera di un imprenditore belga, Hotlet, che già da qualche anno prima ha ottenuto le concessioni da alcuni comuni della provincia di Napoli per farvi passare mezzi pubblici. L'atto di nascita dell'allora società anonima di tramvai a vapore è redatto completamente in francese e stipulato a Bruxelles, sede della società. Si fonda infatti su capitali provenienti dal Belgio e addirittura tra i documenti ritrovati c'è una cedola di azioni investite nell'impresa appartenute alla dote della figlia della regina del Belgio. Alle spalle dei soci belgi ci sono capitali di banche tedesche e di una nota società elettrica anch'essa tedesca. E subito dopo l'unità d'Italia, il sistema economico italiano era un sistema molto globalizzato. Tutto il sistema ferroviario di Napoli in qualche maniera è stato progettato o diretto, gestito da aziende straniere, non soltanto a Napoli, ma un po' in tutta Italia. Pensate che tutte le aziende tranviarie e ferroviarie dell'area napoletana avevano la sede a Bruxelles e evidentemente gli hanno dato addirittura la strada dove avevano questa sede ha preso il nome di Rue de Naples. Cominciano le costruzioni delle linee tranviarie, che per l'epoca non sono lente, se si pensa che nel giro di 2 anni dalle concessioni alcuni tratti saranno già in esercizio. Questo è il progetto del motore dei tram a vapore proposto per la nuova società napoletana. Poi si passa alle assunzioni del personale per i vari settori. Naturalmente non mancano i giovanissimi per le mansioni più semplici. E finalmente, nel 1881, partono le prime corse sulla linea iniziale, la Napoli a Fragola, che partendo originariamente da Capodichino, copre le zone di San Pietro a Patierno, Casoria e a Fragola. Il tratto iniziale dalla centrale Piazza Cavour a Capodichino viene servito ancora con i mezzi trainati da cavalli. Successivamente la linea si completa fino al comune di Cardito e quindi Caivano. Nel 1882 parte anche la linea per Secondigliano, dove ancora bisogna scendere dal tram e cambiare con omnibus che proseguono per Giugliano e Sant'Antimo. Ma dura poco, perché nel 1883 si completa la Napoli-Aversa, con la prima partenza da Piazza Magenta di Aversa alle 5:40 del mattino. Nel 1884 viene sciolta la precedente società anonima dei tramvai a vapore e le subentra la società anonima dei tramvai provinciali di Napoli, SATP, sempre con sede a Bruxelles. Ben presto non si partirà più da Piazza Cavour con gli omnibus per raggiungere Capodichino. Questa è la concessione con la quale il sindaco di allora, Nicola Amore, concede a Porta Capuana l'ex deposito dei maiali, per realizzarvi appositamente per la tranvia la nuova stazione di Napoli Porta Capuana, più vicina alla stazione centrale delle ferrovie. E infatti nel 1886 si parte e si arriva da Porta Capuana per i vari comuni. Questi sono gli orari della SATP che per i primi 20 anni della sua esistenza utilizza tram a vapore.
Dal 1897 arriva anche in provincia di Napoli l'elettricità per i mezzi pubblici e comincia la conversione da mezzi a vapore a tram elettrici. Dopo la concessione arrivano le proposte di nuove carrozze e motrici elettriche. Alla direzione della tramvia provinciale giungono i progetti di vetture concepite appositamente per quel tipo di utenza. Quindi comincia la trasformazione dei binari, delle due linee che vanno attrezzate con i fili elettrici, la demolizione dei precedenti mezzi e finalmente l'inaugurazione dei nuovi tram a corrente elettrica. Grande novità per quell'enorme carrozzone che avanzava senza animali e spesso sgomento per le popolazioni locali, quindi occasioni di festa e di progresso. Come nel 1904, per l'inaugurazione di una terza linea che toccherà i comuni di Casavatore, Arzano, Frattamaggiore e Grumo Nevano. Sempre nel 1904, queste sono le tre linee percorse dall'azienda belga, che naturalmente redige anche le proprie mappe in lingua francese. Le tramvie provinciali hanno un'importanza indiscussa sul progresso e lo sviluppo della civiltà di questi comuni, per la maggior parte agricoli e poco sviluppati, che vengono collegati con il capoluogo, la città di Napoli, splendido e importante centro commerciale e culturale europeo. La nuova trazione elettrica, lo sviluppo sociale ed economico della provincia a nord di Napoli, l'industrializzazione della parte orientale della città, che si potrà avvalere di operai provenienti da quelle zone servite con i tram provinciali, faranno crescere ulteriormente l'utenza della tramvia. L'azienda aumenta i numeri e si sviluppa. Si costruiscono nuovi depositi e migliorano quelli esistenti. Per permettere la costruzione di nuovi snodi, non si rinuncia ad abbattere o modificare alcune strutture nei comuni interessati, come l'angolo di questo edificio privato a Grumo Nevano, che sarà letteralmente tagliato per permettere la curva dei binari tra il corso Capasso e il corso Garibaldi. Se già nel 1902 si contano in media 120 viaggiatori per ogni corsa e da quel momento si dovranno necessariamente effettuare con due vetture rimorchiate, il parco macchine arriverà nel 1911 a contare 43 motrici e 82 vetture rimorchio. Nel 1912 viene inaugurata la quarta linea, la linea per Casal di Principe, proseguimento della già esistente per Aversa. In totale, sulle quattro linee della società, si sfiorano i 13 milioni di viaggiatori l'anno. Non mancheranno nemmeno per le tramvie provinciali problemi nei rapporti col personale. Lo sciopero del novembre 1912 è stato uno dei più lunghi della storia di questa azienda. 37 giorni di astensione totale dal lavoro, dove il movimento DAI per le province viene completamente sospeso. Operai ed impiegati chiedono l'aumento dei salari dal 10 al 20%, riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 9 ore al giorno. Ma terminata l'agitazione, da parte dell'azienda non verrà concesso nulla di tutto questo, se non il licenziamento degli impiegati dell'ufficio centrale che avevano aderito allo sciopero. Durante gli anni 20, gli anni 30, fino alla Seconda Guerra Mondiale, le tramvie provinciali di Napoli vivono un periodo di sviluppo e di fortificazione per alcune strutture, come il riammodernamento dei binari, oppure i nuovi tram in movimento. Ci sono inaugurazioni di nuove linee, come accadeva per governi presieduti dalle milizie anche in altri paesi.